L'Amatori sta sognando in grande e non vuole certo svegliarsi ora. Pescara è arrivata ad una vittoria della Serie A che proverà a conquistare già sabato 15 per le 2 ore 18:30 a Montecatini nella prima partita della Final Four contro la vincente tra Omegna e Milano. Eventuale seconda possibilità domenica 16 alle 18 contro la perdente dell'altra semifinale. Con Salerno in gara 4 è stata la vittoria più bella per tanti motivi, su tutti per la capacità che ha dimostrato l'Amatori di essere squadra quando Diomede e compagni hanno provato a ricucire, una dimostrazione di compattezza che ha fatto stropicciare gli occhi a coach Stefano Raiola. Nel secondo quarto poi Leonzio e compagni hanno insegnato basket, fatto soprattutto lezioni di extra pass per trovare l'uomo libero, e se gli assist li hanno fatti i giocatori che hanno nel DNA scritta la parola realizzatori, ecco che la trasformazione tecnica della squadra si è concretizzata e la rotazione lunga da handicap mentale per qualcuno si è rivelata un vantaggio e un'opportunità. È il punto più alto della gestione di Fabio, una gestione che ha sempre regalato emozioni. Leggi le serie con Sansevero e Montegranaro quando Raiola faceva il play, leggi le due finalette di Coppa centrate, ma è una gestione che mai aveva portato la squadra alla Final Four promozione. Appuntamento al 15 giugno con una certezza: Pescara non vuole certo smettere di sognare oggi. Luca D'Onofrio. È vero, abbiamo fatto, è la seconda volta che facciamo una finale. E questa volta l'abbiamo portata a casa, a differenza dell'altra volta quando siamo usciti in gara 5 contro Montegranaro, quando il nostro coach Stefano Raiola era in campo. E sì, è vero, è il risultato più alto mai raggiunto dalla nostra prima squadra. E siamo molto contenti e molto orgogliosi. E come hai detto giustamente tu, hai sottolineato giustamente tu, non è un risultato casuale, ma è il frutto e il risultato di una programmazione che inizia tanti anni fa.